Buongiorno a tutti i Jollycoroni, oggi è lunedì e siamo a vedere le muffe. Ciao! Come le trovi? Belle! Abbiamo appena fatto il percorso avventura, com'è stato Vale? Traumatico! Io invece l'ho amato e lo rifarei, ma non quello più alto perché mi hanno detto che quello più difficile è tipo ancora più in alto e no. Buongiorno a tutti i Jollycorni, oggi è martedì, non vi ho detto niente nel vlog scorso per un po' di privacy, comunque un po' di persone sanno dove abito, quindi non volevo dirlo, ma i miei sono partiti per le vacanze e io non vado in vacanza con loro perché ho paura a stare di notte a casa da sola, quindi ho fatto venire Andrea per un po' di giorni e Valentina per un po' di giorni a casa mia, invece faccio questa settimana a casa della Vale, per quello mi vedete qua a casa della Vale. Adesso la Vale è andata in banca e quindi siamo io e Ciccio. Ciccio in macchina è particolarmente felice. Ma ne stai filma? Signorine, neanche il tempo. Siamo appena stati in piscina dalla nonna della Valentina Vaff. I miei capelli fanno schifo come poche cose perché cioè si sono sciupati fra tutti i lavaggi che gli ho fatto fare in quest'ultimo mese. Piove dentro. E vaccaleggia! Devo accendere l'aria. Ho fatto in tempo a fare il bagno che si è messo a piovere. Mi vedete sempre struccata in questi vlog. Sempre. Sfigati che siete. Abbiamo portato la macchina della signorina Valentina Beccati a lavare. Adesso vi facciamo vedere la situation. Buongiorno a tutti i Jollycorni, oggi è mercoledì, un nuovo video. Mi sto guardando un po' di roba al computer mentre la Vale studia, perché è sfigata, si è ammalata a febbraio. Che triplo mento, cazzo, che figa che sono. L'apoteosi della figaggine proprio. Aspettate, già così sono più decente, ok. La Vale è sfigata, si è ammalata a febbraio, quindi ha dovuto rimandare un esame a settembre, quindi sta studiando. Io come una sfigata sto guardando i miei video. Siamo andate, siamo qua al Globo, perché in realtà a me serve un paio di scarpe, a me non serve niente. Avevo trovato un paio di scarpe, oddio bambini, un paio di scarpe a 17 euro da Imperial, me l'ha vietato fermamente. Non ti servo. Adesso andiamo da Zara. Video. Certe volte mi capita di accendere e posso di fare il video nelle impostazioni foto e sono io tipo... Comunque sono sempre qua e la Vale deve insegnarmi come si fa il bagno nella doccia. La doccia nel bagno. Il bagno nella vasca. Eh sì. E beh, quello sì, intendevo. Ma non come no, no! Perché io nella mia vita, in 19 anni e mezzo di vita, ho fatto solo la doccia. Io sono triste e amareggiata per il nuoto italiano. Triste e amareggiata. Buongiorno a tutti i Jollycorni, oggi è giovedì, vado a Milano, la Vale non viene perché deve studiare, l'avevo costretta però deve studiare. Di che devi studiare? Studiare. Ancora, studia sempre, se non mi prendo un bel 30 lode. Oggi viene Martina da Roma. Yay, yay. Sono in metro, devo ancora truccarmi, ma ho deciso di truccarmi in metro perché sinceramente non ho voglia, cioè posso periodo in cui non ho proprio voglia di fare niente, devo prendere i biglietti e poi il giornale perché sono estra in anticipo e quindi voglio leggere. Mi vaffanculo. Iniziamo così il vlog. Sì. Eccola, l'avevo preannunciata ed è qui. Vedi questi capelli di merda? Odio il mio shampoo. E io amo i suoi pantaloni. Che lei odia, stronza. È arrivato anche salve. Andrea. Salve. Ciao. In questo vlog ci mancava Andrea. Esatto. Tu sei onnipresente nella mia vita. Non è colpa mia. Sai che nel vlog che è uscito, che tu adesso non hai visto, ma quando uscirà questo l'avrai visto? C'è il pezzo in cui ti ho filmato di mattina che fai la voce tipo no, Gianni! Ma sul serio? Te no, lo giuro. No, cancellalo. No, ormai lo pubblicate. Quando esce? Domani. C'è Martina che mangia per mantenersi in forma. Mi ricordo che lei fa la ballerina. Io sì, sono una ballerina. Vi linko, mangiate sano. Vi linko qui comunque sotto il suo canale. Siamo da Pascucci. Io ho preso un tè alla pesca e loro mi hanno insultato perché non ho fatto abbastanza il grasso, perché loro hanno preso. E noi facciamo le grasse. Sì, noi siamo grasse.
Volevo andare da California Bakery a comprare una torta, è solo che è chiuso. È un video. Stancia di merda. Buongiorno a tutti i giulicorni, benvenuti in un nuovo... No, non è vero. È vero. Che fail, sono un fail. Vivente. Vale. Stravica. Sai che sei bellissima. Ci sono 10 cose che non sapevi di Casey Neistat. Ho fatto un nuovo video? No, è di uno a caso. Di chi è il tuo YouTuber preferito? Dopo Casey Neistat? Casey Neistat. Dopo Casey Neistat? Casey Neistat. Dai! E io? No, vieni un sacco dopo Casey Neistat. Cioè Casey. Ma di da quanto ti piace? Da prima che iniziassi i vlog giornalieri. Da prima aveva... che era mainstream. Cioè... Da quando aveva tipo 100.000 iscritti. Cioè, alla Vale piace da... Quanto un anno e mezzo, sì, lei è no, quando aveva... fa il vlog da un anno e mezzo, io seguivo da prima. Aveva pure scaricato Bim. Oggi andiamo al Parco delle Cornelle, ma perché andiamo al Parco delle Cornelle? Perché volevo andarci. Siamo qui al Parco delle Cornelle. Esatto. E adesso abbiamo visto i rinoceronti, le zebre, gli avvoltoi. Gli avvoltoi sono molto carini. Siamo qua dentro, ci sono gli animali liberi. No, ma lo usciamo. No, prendiamolo. Aspetta. No, vale. Oddio. Una mamma, andiamo dalla mamma. Oddio, c'è una pioggia artificiale. Vai prima te. Vado prima io. Ok. Lì c'è una scimmia. E il catalì cammello. Ma guarda che ce n'è uno di solitario che manca. È vero. Ci sono quelle tizie. Quelle tizie mi stanno molestando il pappagallo. Allora, ragazza, Vale ha deciso di mettersi in un recinto. Eccola lì. No, io sono la boss che guida tutte le tartarughe. Che cazzo l'avevo vista? Amo profondamente. Che carini. Sì. Che bello quello lì rosa, quello lì che cammina, arriva nel gruppo, che squad gol. Lì c'è la iena striata che si è appena svegliata per rompere i coglioni al compagno. Lo amo. Alpaca? Devi chiamarlo così, kawaii. Sì, perché le porno. Invece questo è una bella. E niente, poi c'è lui. Che figa, le giraffe. Abbiamo appena visto gli elefanti, le giraffe, che sono gli animali che la Vale voleva vedere di più. Adesso ci stiamo avventurando giù, forse vediamo le foche più da vicino. Oh, sì, cazzo. Eccola. Madonna. Guarda, è bella. Ecco, arriva, torna. Guarda come alza le zampe. In questo parco ci sono paboni, paboni che vanno avanti e indietro, guardatelo. Che mi sa che ci hanno tanti, salutate. Saluta pavone, saluta. Pavone, perché te ne vai, pavone? Poi ci sono loro, un po' inutili, delle cavie e dei pappagalli verdi. La Vale ha paura di questo coso. No, questo coso inizia a volare, fa paura. Dove siamo venute? Al Giapanita. Io ci vengo sempre, ci venivo sempre, se non vado più a respirare. Sembra un arancione, guarda. Sì. Però prendiamo il takeaway. Sì, perché siamo così pigre. Comunque questo rossetto che mi vedete indossare è ormai andato via. È di NYX, l'ho vinto ai NYX Face Award. Questa è la situazione. E poi qua sotto c'è una fila di roba con la salsa agrodolce. Buongiorno a tutti, oggi è sabato e mi sono rimessa il vestito di ieri. E sto andando a casa. Ti mancherò? Un po' sì, aspetta perché le misure sono comunque limitate. Oggi andiamo all'Oasi, ieri dovevamo andare in questo posto che fa dei gelati buonissimi. Però c'era troppo traffico ed era tipo però in un paesino sperduto nel nulla. Quindi era impossibile che c'era troppo traffico, allora non ci siamo andati. In camera e a casa mi sono bellissima. Sei felice della tua mano nello split che non ho filmato? È vero. Ti faccio vedere la foto? Sì, questa è la sua.
Siamo tornati a casa! Cioè, a casa mia, la Vala aspetta i miei per sì. salutarli, per ricevere il suo strudel. No, per salutarli, il strudel, ho detto che ne volevo una fetta! E mia madre è già tornata ed è subito Hitler! Ed è subito il sergente! Mi ha già criticata! Ciao, mamma! Bene. Ti voglio bene, mamma! Un premio per la critica! Abbiamo l'oro al piattello, yeah! Sono quegli sport che tu non guardi, cioè tipo il piattello, tutti questi sport ariosi che tu non guardi, però se li vedi alle Olimpiadi ti appassionano. Buongiorno a tutti i gialicorni, oggi è domenica, stiamo ancora andando, sono con mio padre. Stiamo andando da Zenzero, che è il posto giapponese.